Nelle nuove manifestazioni che sono state annunciate dall'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli per il mese di agosto, non manca Porto Futuro, un'associazione che ha fatto della tecnologia applicata anche alle arti visive un modo originale di esprimersi e quindi di attirare l'attenzione del pubblico. Giovanni Piscopo, allora, qual è questa volta il programma di Porto Futuro nel quadro delle manifestazioni d'agosto? Ok, il programma di Porto Futuro è 14-15 agosto in modo totalmente gratuito presso il porto di Fano nel parcheggio antistante al Pesce Azzurro. Cominceremo il 14 agosto con una live band di ragazzi fanesi che si chiama Senza Volto, che rappresentano in maniera attuale le canzoni del passato e quindi anche del futuro. Poi ci sarà un'esibizione di un DJ di un'associazione giovanile fanese che si chiama Un Project, e chiuderà la serata un famosissimo DJ di un palinsesto nazionale come Radio DJ, che si chiama DJ Aladdin. DJ Aladdin cos'ha di futuristico, diciamo? Che mette insieme le arti visive attraverso delle immagini del passato con le musica del passato e musica attuale, quindi diciamo rivolta anche a un pubblico del futuro, quindi anche ai giovani. Poi il 15 agosto la mia associazione di cui sono presidente, quindi Carnas Collective, accompagnerà un famosissimo DJ di una famosissima band nazionale che sono i Subsonica, e il DJ che viene da questa band si chiama Samuel, che è uno dei componenti proprio della band, e ovviamente anche in questo caso la parte futuristica sarà rappresentata dalla musica che è rivolta comunque a un pubblico del futuro. Avremo la possibilità di esibirci sui carri dell'ente carnevalesca che ci metterà a disposizione. Qual è il programma che state svolgendo nel 2024? Allora, il programma di Porto Futuro 2024 è un programma che è abbastanza esteso, concentrato nel periodo estivo ma destagionalizzato. Noi partiamo da maggio a settembre e proponiamo una serie di eventi che si rivolgono sempre a un pubblico giovane e anche giovanissimi, con laboratori, con nuove tecnologie ed esperienze visive e audio all'interno comunque del contesto sempre della marineria fanese. L'ente carnevalesca collabora come l'anno scorso fornendo quelli che sono i palchi dove si esibiranno i DJ set delle due serate del 14 e 15 agosto. Usciranno Ho visto lei che bacia lui, che sarà un carro che verrà messo in esposizione, mentre la serata e il DJ set verranno fatti sul carro del Mangiasogni. Abbiamo ampliato l'offerta creando un momento vicino al luogo in cui si terrà la serata di Porto Futuro, quindi presso la tenso struttura della Sassonia ci sarà Fan Animation, che dedicherà un momento e uno spazio dalle ore 20 alle 23 circa, collaboratori, musica e intrattenimento anche per i più piccoli.